Vice sindaco Travaglini, Tiziana Magnacca ha raddoppiato, diciamo, nominando lei come vice sindaco. Quale sarà il suo mandato? Su quali priorità si baserà? Ma innanzitutto voglio ringraziare il sindaco per l'onore che mi ha dato assegnandomi questa carica. Cercherò di ripagarla con la stima e la fiducia che lei ha dimostrato verso di me, lavorando e impegnandomi seriamente come ho cercato di fare nel corso di questi primi 5 anni, con serietà, lealtà e umiltà. Il mio mandato sarà quello che ho sempre fatto già nel corso di questi 5 anni, cioè lavorare con umiltà e con grande apertura alla città, alla gente. Ricevo delle grandi eredità, quella del vice sindaco, prima di me c'è stato Angiolino Chiacchio, i lavori pubblici, Giancarlo Lippis e soprattutto l'assessorato alla cultura di Giovannino Artese, che saluto e ringrazio. Spero di essere all'altezza di tutte le situazioni. Continuerà l'impegno sulle pari opportunità che ho portato avanti nel corso di questi 5 anni. Voglio sviluppare sempre di più il senso di appartenenza da parte di tutti noi alla città. Credo che questo sia un tema molto importante, la condivisione. Questo Consiglio Comunale in rosa è frutto anche delle politiche sociali di questi ultimi 5 anni? Assolutamente sì, c'è stato l'impegno, ecco, attraverso una serie di eventi di sensibilizzazione a tutta la città e c'è stato questo cambiamento, questo cambio di passo, di nuova cultura in rosa e naturalmente però condividiamo, lavoreremo insieme, insieme ai maschi, insieme alla città, quindi da sole non facciamo niente, dobbiamo parlare sempre al plurale.